La magica atmosfera del carnevale ha travolto anche la città di Vieste con il grande evento L'isola che non c'è. Mascot Disney e personaggi della fantasia hanno così invaso Corso Fazzini per la gioia soprattutto dei più piccoli ed è stata dedicata tutta a loro la grande festa del carnevale con l'allestimento di un vero e proprio red carpet dove i bambini hanno potuto sfilare e poi anche premi in palio e gustosi snack assaporati dai piccoli per una festa celebrata nel segno del divertimento e dell'inclusione. L'isola che non c'è, secondo me, riesce proprio a dare l'idea di quello che è il carnevale, che poi del resto è la festa dei bambini. Noi come amministrazione, con l'assessore Starace, abbiamo voluto chiudere questo periodo di festa con questa manifestazione proprio perché vorremmo fare in modo che anche i nostri piccoli bambini, i nostri piccoli abitanti di questo paese possano vivere la magia di questo giorno, possano vivere i colori, il gioco, l'allegria che solo il carnevale sa dare. Sì, abbiamo programmato questo evento insieme anche alla direzione didattica, quindi all'unico istituto comprensivo che da quest'anno si è costituito, quindi è un po' un progetto che è nato insieme a loro. Poi naturalmente oggi per altre questioni la scuola è chiusa, però le insegnanti, i dirigenti hanno comunque collaborato affinché ci fosse questa bella affluenza. D'altronde ecco, noi non siamo un paese con delle forti tradizioni carnevalesche, quindi è stato un po' complicato organizzare tutto nel breve periodo, però noi speriamo sempre che non sia un evento isolato e che possa essere ecco, il primo passo verso una progettazione più organica in tema di carnevale. L'evento L'isola che non c'è è approdato in città grazie alla sinergia e alla collaborazione tra l'amministrazione comunale di Vieste e la società di eventi Studio 360. E vedere la felicità dei bambini era quello che volevamo, quello che ci aveva chiesto il sindaco, l'assessore Rossella Falcone, l'assessore Starace e tutta la giunta per questa giornata di carnevale. Non volevamo altro che la felicità di questi bambini viestani, non solo, perché da quello che abbiamo capito sono arrivati anche dalle città limitrofe, l'afflusso è stato veramente fuori dalle previsioni.